Le cose si complicano in Bolivia. Prima della fine dello spoglio nelle schede, Evo Morales si dichiara vincitore delle presidenziali e dichiara lo stato di emergenza. Cosa significa tutto questo? Lo abbiamo chiesto all'avvocatessa Gabriela Cejas Ceballos. Evo Morales e il suo vicepresidente Alvaro García Linera sono candidati illegali e illegittimi. In questo paese, il 21 febbraio del 2016, c'è stato un referendum e con un risultato del 51,3% che ha detto basta, che Morales non poteva presentarsi per un terzo mandato, perché la Costituzione boliviana permette solo due mandati. Sarebbe totalmente illegale. Questo terzo mandato è totalmente illegittimo, ma lui è tornato a presentarsi e questo è il risultato. Il conteggio dei voti si è paralizzato. Sabato scorso alle 8 di sera si è arrivati all'83% e hanno smesso di contare le schede. Una cosa molto sospetta perché fino a quel momento la differenza fra Morales e il suo avversario dell'opposizione era di appena 4 punti, cosa che ci avrebbe portato al ballottaggio il prossimo 15 dicembre. E invece Morales che cosa dice? Sono il vincitore delle elezioni, vogliono fare un colpo di Stato e lo fa quando non era nemmeno terminato il conteggio elettorale e lui già si dichiara vincitore? È sospetto. Evo Morales ha dichiarato lo stato di emergenza, ha chiamato alla mobilizzazione dei settori sociali. Se lo stato di emergenza sospende i diritti costituzionali? No, i diritti fondamentali restano vigenti. Diverso sarebbe se fosse stata dichiarata la legge marziale. Quindi noi continuiamo a protestare.